femminismo è stata l'unica prospettiva che ci ha dato delle chiavi di lettura in quella fase che penso ancora parlino. Contro le retoriche che sono circolate molto forti, molto pervasive, il virus, come dire, messo in figura, no? Trattato come una figura del nemico, quindi nelle retoriche, quello che è, nelle retoriche, statuali, nelle retoriche, no? Che ci incoraggiavano, diciamo, in quel momento ad articolare. Nel discorso pubblico, no, come affrontare questo momento, quello che ricorreva era appunto la figura del nemico, dell'immunità, della guerra, della difesa, quindi difenderci, una metafora fondamentalmente della guerra. E ritengo che questo tipo di metafore, questo tipo di discorso abbia in qualche modo preparato e alimentato poi, reso possibile, predisposto alla guerra materiale reale che poi è accaduta, no? Una sorta di tra gli effetti materiali proprio delle composizioni semiotiche, delle composizioni del discorso. Il discorso produce effetti materiali, non ha prodotto la guerra, ma sicuramente quel tipo di discorso pervasivo ci ha preparati e predisposti, no? a questo scenario. Non voglio assolutamente romanticizzare appunto la pandemia, il virus, perché invece no, l'impatto è stato assolutamente, come dire, negativo, portatore di morte. Quello che però una lettura femminista ci ha aiutato a vedere, una lettura materialista femminista ci ha aiutato a vedere, è stata proprio quella di leggere, vedere il virus come un corpo tra i corpi, quindi non come un nemico, non come qualcosa da cui immunizzarci, ma mettere a fuoco in maniera molto concreta, anche se dentro il pericolo, dentro il rischio, l'idea che i corpi non sono ermetici, che i nostri corpi non sono separati uno dall'altro. Cioè noi abbiamo l'idea, no, un'idea molto precisa di dove il nostro corpo inizia e finisce, tendenzialmente il confine è quello della pelle. Ecco, i 2 anni che abbiamo attraversato questo confine qui non valeva più, no? Perché questo corpo agente si muoveva in un altro ambiente, no? Quello aereo, quindi il confine che separa un corpo dall'altro è entrato un po' in crisi. Che cosa ci ha mostrato? E questo è qualcosa che forse dovremmo cogliere fino in fondo e provare a politicizzare fino in fondo, l'idea di una interdipendenza radicale. Non siamo autosufficienti, non siamo ermetici, non siamo separati le une gli uni dagli altri e dalle altre. Al tempo stesso ci ha dato la pandemia, il virus, una mappa molto precisa delle diseguaglianze. Passando attraverso i corpi, impattando i corpi, questa mappa ha fatto, come dire, un disegno molto preciso di come i corpi sono costituiti, quindi attraverso la linea del sesso, della razza, della classe. Non tutte e tutti siamo stati esposti al virus allo stesso modo, non tutte e tutti siamo vulnerabili allo stesso modo. Oggi ci sono le elezioni in Brasile e speriamo che vadano bene. Bolsonaro è l'esempio perfetto di un uso politico, genocida, razzista della pandemia. In quel caso la gestione delle politiche sanitarie ha avuto un impatto molto preciso verso alcuni corpi, verso alcune soggettività, i poveri, le soggettività razzializzate e sessualizzate. Quindi questo è un elemento, no, che in qualche modo ci restituisce la potenza incarnata però anche dei corpi. È una mappa delle diseguaglianze, ma è stata anche una mappa e ha visto anche l'emersione di soggettività. Stiamo parlando, è vero, di cose molto sono state anche molto transitorie, che continuano a essere molto fragili, ma queste abbiamo e vale la pena ragionare intorno alle soggettività, alle lotte che sono emerse, che stanno emergendo anche durante la pandemia, no? I lavoratori e le lavoratrici della logistica, su questo qui in particolare, insomma, si è lavorato moltissimo, le lotte dei riders, ma anche le badanti prevalentemente
un lavoro prevalentemente femminilizzato e con una alta composizione migrante, le lavoratrici e i lavoratori della cura, dall'altra parte anche il lavoro culturale, che in qualche modo, no, tutti quei lavori, diciamo, non immediatamente produttivi e quindi più spesso invisibilizzati, più spesso frammentati, più spesso individualizzati, invece in quel momento, no, è diventato visibile quanto operino a livello sociale, come materialmente costruiscano. E appunto sono stati anche dei momenti di emozione, tanto che da un punto di vista femminista noi possiamo parlare non solo, no, di una crisi sanitaria, ma di una crisi della cura, in quella che abbiamo attraversato, una crisi della riproduzione e del lavoro sociale, che però al tempo stesso lo ha messo in luce, lo ha materializzato, lo ha reso visibile, così come, e forse questa è un'altra parola che io metterei al centro, che non supererei, no, terrei da questi 2 anni, la questione della vulnerabilità. In quel momento si è iniziato a parlare ed era assente dal discorso pubblico, così come erano assente, no, un discorso sulla sanità, un discorso sulla scuola, sono tornati dentro il discorso pubblico, però anche pensare in maniera sociale, in maniera collettiva, l'elemento della vulnerabilità. E mi sembra che questo sia un elemento che va pensato politicamente, che i femminismi ci invitano a pensare in maniera radicale, a politicizzare, e che ha, come dire, è uno degli elementi su cui si fondano forme di suprematismo, che sono forme di suprematismo patriarcale, forme di suprematismo bianco e razzista, ma che hanno un effetto anche, ad esempio, rispetto a come pensiamo l'ambiente, come pensiamo la terra, come pensiamo le risorse. Quindi pensare politicamente le vulnerabilità, i soggetti vulnerabili, c'è un testo molto bello, si chiama Teoria della donna malata, scritto da Johanna Edva, che quando l'ho letto mi ha fatto molto pensare, no, anche rispetto alle forme di lotta e alle forme di sostenibilità della lotta, e lei inizia questo testo dicendo come faccio a scendere in strada e a lanciare un mattone contro la porta di una banca se sono distesa in un letto e non posso alzarmi, no? Quindi quali forme di lotta e quali soggetti vulnerabili e come possiamo pensare delle lotte e delle forme politiche di aggregazione, di potenza, che tengano però conto, che non partano dall'idea di un soggetto tutto già configurato. Ecco, quindi trarre le conseguenze politiche di questa interdipendenza, potremmo dire della dimensione transcorporea, no? Non pensarci corpi, ma in una dimensione transcorporea. Questa è un'indicazione che ci arriva dal femminismo, anche dal pensiero femminista, ma che non è solo teoria. Ad esempio, come costruire istituzioni su queste parole, tenendo conto, affrontando e materialmente la questione della vulnerabilità e di un'idea, no, proprio di istituzioni radicalmente interdipendenti, che assumano l'interdipendenza come dato politico, interdipendenza dei corpi, ma anche interdipendenza dei soggetti sociali. Questo elemento da materializzare, no? Durante la pandemia ci sono state anche forti torsioni, tensioni corporative, e un'economia di guerra probabilmente ci porterà, ci spingerà in questa dimensione ulteriormente. Quindi sono parole chiave su cui articolare la presenza politica, ma anche, ecco, forse la prenderei da qui, come pensare la convergenza. Parlo di un'esperienza, è stata un'esperienza velocissima di lotta, un'occupazione che abbiamo fatto a Roma nell'aprile dell'anno scorso, del 2021, che appunto forse è troppo piccola per poterci fare un'analisi politica, ma insomma per noi che l'abbiamo attraversata abbiamo, no, avuto anche quell'esperienza di immediato potenziamento e moltiplicazione delle presenze. È durata pochissimo, è durata 5 giorni, e subito dopo, nelle settimane successive, la situazione politica è di nuovo cambiata e non siamo riusciti, diciamo, a sedimentare quel percorso, ma abbiamo testato lì, per me qualcosa di importante, che è stata appunto l'occupazione del Globe Theater. Quindi parlo di appunto lavoratrici e lavoratori della cultura, che in quel momento erano particolarmente, no, toccati da un'assenza strutturale di
di welfare, no? Per quel tipo di lavoro, una precarietà sistemica. Nella pandemia, no? Sono i lavori che saltano invece, no? Quelli non necessari. Ecco, e diciamo lì è stata interessante forse l'articolazione, cioè il tentativo di tenere insieme lotte sul reddito, quindi la richiesta di un reddito incondizionato, quindi uscire, no, da quel momento. Però abbiamo anche visto come le economie si sono mobilitate, cioè dal 2008 ad oggi noi siamo stati in un regime di austerità, di tagli radicale, sembrava non ci fosse alternativa possibile, no? In quel momento invece i bonus, in maniera, come dire, assolutamente eccezionale e subito ritirata, però abbiamo visto come, no, il diktat della finanza non sia così infrangibile. Ecco, e quindi tenere insieme, abbiamo provato a tenere insieme lotte sul reddito dentro il lavoro culturale, quindi un lavoro cura, dentro un lavoro di riproduzione, e lotte femministe, in particolare appunto con la presenza di alcuni collettivi di cui faccio parte. E questa convergenza, chiamiamola così con una parola di oggi, allora intanto ci ha fatto mettere a fuoco il tema della violenza in connessione al tema della precarietà, e penso che questo sia un punto da articolare, irrinunciabile, da approfondire. Cioè la violenza aggrava i sistemi di precarietà, anche lì non siamo tutte precarie allo stesso modo, le donne, i soggetti femminilizzati, le persone razzializzate sono precarie in un modo ulteriore e diverso, e la violenza come dire, appunto aumenta l'indice di precarietà. Però ecco, abbiamo provato appunto a tenere insieme questo elemento, anche aprendo una forma abbastanza, diciamo, sperimentale. Era un'occupazione, un tavolo abbiamo fatto vari tavoli, anche un tavolo proprio sulla violenza genere dentro questa occupazione, da cui sono emersi punti, ma è stato anche un momento trasformativo dentro quella stessa comunità. Cioè il percorso che abbiamo fatto per arrivare a quell'occupazione, passare quei 5 giorni insieme, come gestire quei 5 giorni insieme e come negoziare gli spazi nell'autonomia, ma anche nel tentativo di costruire un piano comune, difficile, ma non so, materialmente da farsi. E mi sembra che questo sia un nodo che serve a tutti questi piani. Da un lato per far uscire l'idea di precarietà da un'universalità che di nuovo ripropone un regime, diciamo, uniforme, come se ci fosse un soggetto uguale per tutti. Ecco, appunto, non siamo tutte precarie allo stesso modo. Dall'altro però parlo qui invece rispetto a un percorso dentro il movimento femminista e dentro i collettivi queer femministi, per evitare un ripiegamento delle lotte su un piano identitario, anche questa è una tendenza, quindi va guardata e bisogna trovare gli strumenti per scardinarla, anche di feticizzazione del trauma. Quindi tenere insieme questi elementi, violenza e precarietà, e provare ad articolarli insieme è stato senz'altro un momento, non so, che a me ha dato l'idea che ci sia qualcosa di vivo che possiamo praticare nei prossimi tempi, nel vivo però e nel corpo, di luoghi, di spazi, di pratiche corporee. Le istituzioni per me sono questo, sono pratiche corporee, sono politiche della presenza, della prossimità, sono quel luogo, spazio, o magari riusciamo a inventarne anche di non spaziali, dove tutta la dimensione corporea, tutta la dimensione della sessualità, delle nostre identità è presa dentro. E mi sembra che qui ci sia un elemento, no, di quasi da moltiplicare, è nel DNA delle storie, delle lotte, dei movimenti italiani, dei movimenti del 87, ma il movimento femminista è stato un movimento in Italia più che altrove di forte proliferazione e produzione di nuove istituzioni, dai consultori, per dirne una, alle occupazioni dentro gli ospedali, cioè il lavoro proprio di politicizzazione sul piano della salute, oltre che del piano ovviamente del domestico, è un indicatore ancora fortissimo, radicale,
mi verrebbe da leggere così, no? Quando sono venuta qui la prima volta e sono rimasta davvero colpita dal luogo che avete creato, no? Quando ho fatto il giro sopra. Caracol è, si può leggere in questi termini, come un prototipo, certo, no? È un'esperienza, però bisogna cercare di uscire dall'eccezionalità e provare a vedere non la ripetizione, ma la possibile riproducibilità, la moltiplicazione esponenziale. In questo momento il tema della vulnerabilità, della cura, della corporeità è un tema eminentemente e centralmente politico, e Caracol davvero, no, disegna una figura, no, di infrastrutture della cura, no, di possibili infrastrutture autonome della cura nella pratica del mutualismo. Un'idea appunto di socializzare la cura, renderla fuori dall'individualizzazione, anche dai percorsi insomma neoliberisti, che hanno definitivamente poi tendono definitivamente a privatizzarla. E in questo mi sembra che una prospettiva femminista aumenti, potenzi, no, su questo piano. Ad esempio, un discorso, quello che mi veniva in mente facendo un giro, no, dentro questo spazio, era il lavoro anche sui saperi che si può attivare, non solo no, offrirsi come appunto servizio no, per aiutare, no? Diceva Toni, c'è un limite in questo approccio, ma ripensare, no? Che cos'è cura, qual è la salute, per quali corpi. Su questo tutti i movimenti femministi, i movimenti e le soggettività trans, queer, froce, lesbiche hanno per ovvie ragioni, no? Perché la salute, anche la salute, il sistema di salute pubblica è un sistema estremamente che esercita violenza rispetto a queste soggettività e a questi corpi, rispetto a un'idea di corpo neutro, di salute neutra. Quindi ripensare i saperi, ripensare anche la formazione che si può fare intorno, ci mette in una prospettiva davvero di pensare in termini di infrastrutture ampie della cura. Sono le istituzioni anche spazi per la creatività sociale, spazi della creatività sociale pieni di potenza trasformativa, la capacità di plasmare il mondo intorno a noi, questa potenza plastica di dare forma al mondo, di fare mondo, di fare mondi è qualcosa che appartiene, no? Che è ciò che le istituzioni inventive, le altre istituzioni, le istituzioni dal basso, le istituzioni dal comune, comunque le vogliamo chiamare, fanno. E mi sembra che qui ci sia un piano, come dire, anche nello specifico, no, della fase politica, è creando nuove istituzioni, che anche il rapporto che è in crisi, è in crisi perché il rapporto è in crisi e perché sono in crisi, diciamo, i due termini, cioè tra movimenti e rappresentazione, deve poter essere ripensato nel pieno, diciamo, nella mischia, no? Della dimensione corporea delle nuove istituzioni. Finisco sulla convergenza, sul tema della convergenza. E io sono molto d'accordo su quello, con quello che dice Toni. Non è una semplice sommatoria. Questo elemento va, come dire, assunto e praticato, non solo dichiarato. Mi sembra, primo punto, che fare istituzioni, attivare pratiche istituenti ci dia un'indicazione anche qua, perché è qui, dentro questo fare istituzioni, che si creano soggetti nuovi, nuove forme di vita, e quindi non soltanto consorziare i soggetti già esistenti, coordinare i soggetti già esistenti, ma creare quel piano trasformativo che lascia aperta la porta all'imprevisto, alla creazione di soggetti imprevisti, no? Così Lonzi definiva il femminismo, no? Il soggetto imprevisto. E no, quindi ci fa uscire anche da una modalità politicista a tavolino di sommare, mettere insieme i soggetti che già esistono, ma abbiamo bisogno che emergano nuovi soggetti, che questo spazio si dia, e mi sembra che questo si dia nella legato anche alla materialità delle vite e alla possibilità di pratiche istituenti. Il secondo punto che metto così come spunto: non basta convergere, questo un po' appunto l'esperienza del Globe, per me, anche se piccolissima, è stata forte da questo punto di vista, serve anche una pratica della mescolanza. Una mescolanza implica anche conflitti, frizioni, turbolenze,
ma bisogna anche lasciare che qualcosa di quello che siamo si perda, cioè non possiamo pensare di uscire intatte e intatti da questi processi se li prendiamo sul serio, nei termini anche dell'identità. Quindi un processo trasformativo radicale, profondo, lo penso relativamente, no, a come si possano combinare anche rispetto alle lotte femministe e transfemministe. Non a caso uno dei primi tavoli, che non una di meno aperto, è stato un tavolo intitolato Sessismo nei movimenti, ed è qualcosa su cui non possiamo pensare che è acquisito o è risolto. Dare una interpretazione politica alla questione della violenza significa anche affrontare la questione della maschilità, di un lavoro che deve essere fatto su questo piano. Ecco, lo dico perché convergenza, se c'è mescolanza, se c'è trasformazione dei soggetti quando entrano, no, in questo rapporto, in questo sistema relazionale che dovrebbe essere più potente. E però anche nell'idea che dalle acquisizioni femministe degli ultimi anni non si vuole tornare indietro, ecco, neanche nel richiamo a un'unità per la resistenza, ecco. Quindi questo lavoro sulla violenza e anche un lavoro politico sulla maschilità e sulle forme politiche che questa genera, credo che sia un'indicazione che debba essere affrontata.